Padova. Potrebbe trattarsi proprio del corpo di Carlo Godolazze, uno studente di 26 anni di origine georgiana e di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa, quello ripescato dai pompieri nella tarda mattinata di oggi all'altezza del lungargine San Gregorio. Nessun segno di violenza sul corpo, che era ormai in avanzato stato di decomposizione, era impigliato nelle ramaglie. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti. Carlo viveva in un appartamento con alcuni compagni, primi ad allertare la polizia della sua scomparsa proprio nelle vicinanze del luogo del ritrovamento. Ancora nessuna conferma, dalle prime informazioni si tratterebbe comunque di un maschio giovane. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri, i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero e la polizia scientifica.